Buonasera a tutti, anche da parte mia. Parliamo questa sera della mia disciplina, parliamo di tennis. Tra l'altro, con me c'è Susan Bandecchi, che saluto. Ciao Susan. Ciao Sere. E prendiamo il gatto, o io o te, uno dei due lo prende. Io voglio. Ecco, bene, perfetto, cominciamo con i gatti. Allora, Susan, sei arrivata di corsissima da un espedimate. Com'è andata? Vedremo. Per scaramanzia non dico niente, perché ogni volta che dico che va bene poi va male, allora meglio se sto zitto. E sei scaramantica anche nel tennis? Tantissimo. Per esempio, cos'è che fai? Ci sono dei rituali, delle cose? Quando prima di servire faccio 6 palleggi con la pallina. Beh, sono già meno di quelli di Nadal e Djokovic. Sì, poi magari se con una pallina faccio il punto uso sempre quella, poi quando perdo il punto la cambio. E se vinci sempre, dopo 2 game hai la pallina spelata? Più o meno. Poi magari i vestiti, quel vestito mi ha portato bene, allora lo metto, altrimenti no, un po'. Anche le marche dei vestiti o no? Preferisco l'Adidas di norma. La cosa dei vestiti ce l'avevo anch'io, mi sa che è una cosa da donne probabilmente. Può essere. Allora, siamo qua perché vabbè, c'è stata anche la Coppa Davis, quindi cavalchiamo un po' l'onda tennistica. Hai seguito? Certo. Ho sofferto insieme a loro. Hai tifato dal divano. Non è stata facile. No, ho avuto paura. Wawrinka mi ha fatto veramente perdere 20 anni di vita che un non hai. 2-1 sotto, ho detto no, poi meno male è andata, ha tirato dai. Fuori la grinta. Adesso c'è l'Italia, come la vedi in semifinale? Io la vedo fattibile. Beh, Fognini ha battuto Murray, bisogna fare attenzione, però la vedo fattibile. Vabbè, con numero 3 e 4 al mondo diciamo che abbiamo buone possibilità. Roger di... è, secondo me è ancora numero 1. Ecco, hai nominato Roger. Roger, il tuo sogno nel cassetto è legato a Roger? Sì. Cioè, un allenamento con Roger è il sogno della mia vita. Ecco, se ci state ascoltando fate qualcosa per Susan, per favore, perché vuole fare un allenamento con Roger. E vabbè. Chiamatemelo. Chi non vorrebbe fare un allenamento con Roger? Allora, parliamo di te, visto che ti ho invitata qua e grazie tante di essere venuta di corsa dopo scuola. Grazie a te. Come va la carriera? Ah, bene, un periodo buono, che io vado molto a periodi. Sto facendo un periodo in salita, quindi bene. Ho appena vinto appunto il torneo a Taverna Internazionale Under 16. E ti facciamo i complimenti. Grazie. E non te l'aspettavi? No, no. Anche perché non era un torneo in programma. No, non volevo iscrivermi perché quest'anno è l'ultimo anno che posso fare gli Under 16 e non mi sembrava, come dire, opportuno farlo, perché ho pensato tanto non mi serve più se poi l'anno prossimo non posso più farli. Però ero in casa e ne ho parlato con il mio allenatore e abbiamo deciso di farmelo fare e ho vinto. Alla fine è stata una decisione azzeccata. Sì. È anche una cosa che mi ha portato felicità e soddisfazione. Esatto. Diciamo che è comunque il primo vero grande appuntamento nel tuo palmarès, diciamo. Esatto. Così. Esatto. Primo vero torneo importante, prima vera vittoria. Ho portato tanta fiducia, penso. Adesso, tra l'altro, c'è una partenza imminente. Venerdì parto per Firenze. Vado a Firenze a fare le Under 18. Sì, qualifiche, spero di qualificarmi, vado lì per qualificarmi, fare un buon torneo. E poi, visto che stamattina c'è stata la conferenza stampa del torneo di Chiasso, ci sarai anche tu a Chiasso? Ci sarò anch'io, dato che anche qui sono in casa. Il TC Chiasso è stato così gentile da darmi una white card per le quali sono pronta. Quindi dal 19 al 27, o comunque dal 19, non si sa fino a quando, ti ritroveremo sui campi del tennis di Chiasso. Sarò lì. Allora, una ragazza che non ha ancora compiuto 16 anni, come hai iniziato a giocare? Quando è che si comincia, almeno tu personalmente? Io ho iniziato quando avevo 5 anni, ma volevo già quando ne avevo 2. Ecco, voglio capire, a 2 anni come facevi a voler giocare? Allora, nessuno nella mia famiglia ha mai seguito il tennis, mai giocato a tennis. Un giorno alla televisione, io non me lo ricordo, me l'hanno raccontato, ho visto il tennis per la prima volta, c'era già Roger, perché lui ha iniziato a giocare
professionalmente nel 98, io nel 98 sono nata, quindi quando avevo 2 anni già giocava, lo seguivo, mi facevo registrare le partite, ero pazza del tennis. E di Roger, già 2 anni. E diceva mia mamma, fammi giocare, lei non conosceva il tennis, non sapeva niente. E poi si è informata e finalmente quando avevo 4 anni e mezzo ho fatto la mia prova lì al Tennis Agno e a 5 anni ho iniziato. Finalmente! Evviva! Susan ha potuto cominciare con il tennis. Come vanno gli allenamenti? Quanti ne fai? Anche perché c'è di mezzo la scuola, non penso sia sempre facile. Faccio 3 allenamenti alla settimana, sono 6 ore, tutti allenamenti da 2 ore. In più ci sono i tornei durante il weekend o durante la settimana, non sempre, perché comunque tra la scuola, tra gli spostamenti e tutto, non è che posso farli tutti i weekend o tutte le settimane. Niente. E la condizione fisica, perché non bisogna dimenticare neanche quella. Condizione fisica, da adesso faccio 2 volte a settimana, sono 2 ore. Prima a volte la facevo, a volte no, c'erano periodi di pausa, adesso... Con più costanza. Sì, spero, perché è giusto. E gli studi? Riesci lo stesso? Studi, per quello che faccio, vado bene. Abbastanza bene. Mamma Gilda, capito? Va abbastanza bene, quindi... Andiamo avanti di questo passo che siamo a posto. Va bene così, mamma. Allora, di solito i giocatori di tennis, no, sono molto individualisti. C'è chi però predilige anche il doppio. Adesso penso magari ai fratelli Brian, che sono nati doppisti, così. Tu come te la cavi? Il doppio? Allora, a rete, insomma, dipende un po' dalle partite, dipende un po' dai giorni, però... Mi piace il doppio perché comunque è un momento in cui magari dai più spazio al divertimento, un po' meno alla competitività e cioè il doppio lo gioco volentieri, lo gioco sempre quando posso. Allora, vediamo se sei una brava descrittrice, come ti definiresti come giocatrice? Aggressiva. Cioè io attacco, a me piace giocare a tennis, non mi piace pallettare o fare giochettini, io tiro, gioco da fondo, se posso vado a rete, anche se non sono bravissima, però provi. Per mettere pressione a volte mi riesce anche, adesso sono un po' migliorata, servizio, io gioco tanto col mio servizio, e aggressiva. Se dovessi scegliere un punto da migliorare, autocritica facciamo. Condizione fisica. Ah, lato corsa. Lato, sì, velocità più che altro. Sono migliorata rispetto a qualche anno fa, questo lo dicono tutti, me l'ho notato anch'io, però ancora siamo lontani. Vabbè, se c'è margine di miglioramento. C'è margine, impegno. Ecco, vediamo un po', dunque tu adesso sei appena passata con la nuova classifica numero 38. Qual è l'obiettivo per questo tuo fine anno? A settembre ricambiano le classifiche e a me piacerebbe passare N2, ovvero minimo 24. Quindi fare 14 posizioni in avanti. Sì, che non è poco, perché più in alto vai più difficile è, quindi lo sai. Sì, capisco il problema, però vabbè, la volontà c'è, è giusto porsi anche... degli obiettivi. Quindi estate ho più tempo per fare tornei. Esatto, non c'è la scuola. Esatto. E soprattutto non c'è la matematica. Non c'è la matematica. Più tempo per allenarsi. Esatto. Ascoltami, io parlando così del più e del meno ti ho fatto una domanda: qual è la giocatrice alla quale ti ispiri? Tu mi hai risposto una cosa interessante. Facciamolo sentire anche a io casa. Io preferisco il tennis maschile. Nel senso che le donne le guardo, adesso che ha giocato la Bencic l'ho seguita, è brava, cioè mi piace come gioca, però io preferisco i maschi, nel senso che il tennis maschile, non lo so, è più spettacolare. Quindi abbiamo sbagliato categoria, come le Williams, no? Che dopo alla fine potrebbero anche partecipare con i maschi. No, ecco, una come la Williams mi piace perché anche lei è un gioco aggressivo. Mi ritrovo un po', chiaro, non sono come lei, non penso che riuscirò mai ad essere come no, lei. Niente paragoni. Però mi piace, però il tennis maschile è tutta un'altra cosa, secondo me.
ti capisco. E non ti chiedo che qual è il tuo idolo, perché chi a casa non l'abbia ancora capito è Roger Federer, il mitico, l'idolo di tutti.